Il Lanciano accarezza fino ai minuti di recupero la vittoria in trasferta a Penne, ma una punizione di Calderaro lascia l'amaro in bocca ai frentani. Termina 1-1 la sfida tra Vestini e Frentani, con questi ultimi che sprecano una buona occasione per consolidare le distanze dalla terza forza del torneo. Out Micciche, Gragnoli con Rodia e Di Rocco in attacco, Scipple con Quintigliani e Sassarini a metà campo, De Santis rientra dopo il turno di squalifica in difesa, fischia D'Alzilio della sezione arbitrale di Treviso. Ottavo minuto, primo acuto di Rodia, ma il Penne non corre grossi rischi. 23esimo, corner rossonero, Quintigliani prima, Lucarino dopo, ma l'impatto con la sfera non è impeccabile. 26esimo, si vede il Penne con Reale, ma la sua conclusione non crea apprensioni a Forti. 32esimo, punizione di Mario Quintigliani, tiro centrale. 38esimo, Di Rocco viene atterrato in area di rigore, D'Alzilio indica il dischetto sul quale si presenta Mario Quintigliani, che supera D'Amico al minuto 40 della prima frazione. Va così in archivio il primo atto della contesa. La ripresa al terzo minuto, è il turno di Gragnoli che prova la botta, ma la palla si spegne sull'esterno della rete. 14esimo, è il turno di Omar Scipple, a volo non va. Il Penne si rende pericolosissimo con Cacciatore al minuto 18, ma Forti ed il Lanciano in qualche modo si salvano. 29esimo, flash di Dintino dalla distanza. 38esimo, Forti è superlativo su D'Addazio, cresce il Penne. Infatti in pieno recupero arriverà anche la doccia fredda per la squadra di Giuseppe Di Pasquale. Minuto 46, Calderaro supera Forti su tiro franco. Sarà questo l'ultimo atto della contesa, contesa nella quale il Lanciano spreca un'altra occasione, quella che avrebbe significato allungare ulteriormente le distanze dall'Alba Adriatica e non perdere altro terreno dal Castelnuovo, che fra poco più di qualche settimana sarà già in Serie D.